Autismo, un ponte culturale, unirà Trani e Sanremo durante il festival. Avviato un rapporto tra le due città nel comune impegno per la conoscenza della sindrome e il sostegno alle famiglie. Un dialogo tra Sanremo e Trani a Casa Sanremo Writers, considerato il salotto culturale della manifestazione canora. È già stato avviato in previsione della presentazione del libro Comprendere la situazione autistica, uno sguardo diverso di Orietta Ciammetti, edito dalla casa editrice SDNC. Nella scia di un impegno con progetti e iniziative culturali, grazie alle quali Trani è diventata una delle città italiane capofila nella comprensione del mondo legato all'autismo, tra le quali spiccano Trani Autism Friendly e Dopo di noi. La giovane casa editrice tranese, con due pubblicazioni in poco più di un anno di vita, sta realizzando una scelta editoriale mirata ad avvicinare mondi che appaiono lontani, individuandone gli strumenti più idonei. L'idea della casa editrice SDC, con ben due pubblicazioni all'attivo dedicate al disturbo dello spettro autistico, è stato quello di utilizzare questa preziosa opportunità di partecipazione a Casa Sanremo Writers per mettere in comunicazione le due amministrazioni coinvolte, di Trani e di Sanremo, entrambe impegnate in percorsi, progetti dedicati proprio all'autismo, e quindi con l'idea, col desiderio che da questo contatto, che da questo dialogo, di idee e progetti ne vengano fuori di nuovi e sempre più preziosi. Buongiorno, sono particolarmente lieta di poterci incontrare presto a Casa Sanremo per affrontare insieme un tema che è di rilevante importanza. Il confrontarci sui vari progetti dedicati all'autismo realizzati dal vostro comune di Trani e dalla nostra amministrazione sono sicura che potrà portare nuove idee e delle risposte positive ad un bisogno che è sempre più crescente. Quindi un arrivederci presto a Casa Sanremo Writers anche per la presentazione di questo interessante libro. Grazie. È bello sapere che le città blu, le città che si occupano di autismo in tutta Italia, siano sempre di più. Noi in Puglia, come città di Trani, siamo un esempio da tanti anni da seguire in queste attività che sono per la maggior parte sperimentali, quindi sapere che oggi la famiglia delle città che si occupa di autismo in maniera reale, concreta sul territorio venga ad aumentare sicuramente è un motivo di orgoglio e di soddisfazione da parte di chi dal punto di vista istituzionale ogni giorno cerca di aggiungere un tassello al mosaico dell'inclusione. Ed è importante che durante una manifestazione di livello nazionale, internazionale, mondiale, tipo quella del Festival di Sanremo, possa parlarsi di autismo. Di autismo abbiamo bisogno di parlare perché solo parlandone possiamo acquisire maggiore consapevolezza ed essere più di aiuto a chi oggi ha bisogno di questo aiuto. Trani News, la città di Trani in diretta.